Agli inizi del 300, i comuni, per risolvere i loro contrasti interni, presero ad affidare poteri straordinari a una sola figura, il Signore. Si diffusero così in tutta l'Italia settentrionale le signorie. Presto, i vari signori locali resero ereditario il loro potere, trasformandosi in principi. A Milano fu Matteo Visconti a instaurare una signoria che all'epoca di Gian Galeazzo arrivò a comprendere Veneto, Toscana e Umbria. Dopo la morte senza eredi di Filippo Maria Visconti, il potere passò al condottiero Francesco Sforza, che fece costruire l'imponente Castello Sforzesco. A Firenze presero il potere i Medici, pur mantenendo le istituzioni repubblicane. La sede del governo cittadino fu Palazzo Vecchio, all'epoca chiamato Palazzo della Signoria. Il massimo splendore dei Medici fu raggiunto durante la reggenza di Lorenzo, detto il Magnifico, grande mecenate e poeta. Nel frattempo, signorie si instaurarono a Ferrara, Mantova, Verona, Rimini, Urbino. Venezia, invece, divenne una repubblica oligarchica. Retta dal Maggior Consiglio, il cui capo era il Doge, fu una delle repubbliche marinare, insieme a città come Pisa, Amalfi e Genova. Quest'ultima, dopo aver sconfitto Pisa, dominò sul Tirreno, contrastata solo dai turchi. Diversa era la situazione nel resto d'Italia. Roma, dopo lo scisma d'Occidente, tornò a essere la sede unica del papato, che divenne sempre più una monarchia assoluta. E nel meridione il potere era ancora nelle mani della nobiltà feudale. La Sicilia fu dominata dagli Aragona e il regno di Napoli dagli Angiò, fino a quando Alfonso V d'Aragona unì sotto la sua corona entrambi i regni. Tra il XIV e il XV secolo, Venezia, Milano, Firenze e lo Stato della Chiesa si scontrarono in più occasioni. I conflitti ebbero termine con la pace di Lodi. Nelle corti delle signorie, così come in quella del Regno di Napoli, fiorirono la cultura e le arti. Il movimento culturale di questo periodo è detto umanesimo, perché si basava sullo studio delle umane lettere e metteva al centro l'uomo e non più Dio. Per l'arte fu l'epoca del Rinascimento, caratterizzato da un'indagine sulla natura condotta attraverso la ragione e da personalità artistiche tra le maggiori di sempre.